Allora, andiamo con il Laoi. Sempre senza, ma quest'anno la maturità e non posso rischiare. Ma stai tranquillo, Dude Angel. Tu devi pensare alle tue cose. Non è che la priorità sono le mie live. La priorità siete voi, ragazzi. Poi, dopo, ovviamente, una volta che avete fatto i vostri compiti, avete fatto il vostro svolto, avete svolto il vostro dovere. Allora, dopo c'è il relax, che può essere giocare, può essere guardare una live, godersi una live, ecco queste cose qua. Va bene. Allora, adesso facciamo così. Non gireremo nessuna ruota premium per nessuno gratis. Grazie di esservi messi alle sveglie. Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Voi potete tenervi i vostri punti. Potete. Va bene, ma se volete fare facciamo così, facciamo prima. Ok. Mandem nudes. Perché? Chi è che l'ha scritto? Il mio dovere poi piacere, mi dissocio per pochi. Insomma, Matte, ma stai tranquillo. Vabbè, in giro me lo prendo, tu tieniti pure i tuoi punti. Va bene, Liu, dopo li facciamo. Grazie, dai. No, perché comunque sia vi prendevate comunque dei biglietti, ecco. Non vi prendevate una ruota, ma vi prendevate di sicuro i biglietti. Però magari non vi prendevate, ecco, una skin. Ecco, l'unica cosa era quella. Comunque sono stato di Q, ma forse avrò sbagliato, non lo so. Vabbè, comunque. Adesso scopriamo tutto quanto. So che sui live si maxa la E, ma a me non piace la E. Nel senso, noi vogliamo picchiarli tanto. La particolarità di questa combo, ragazzi, è che noi vogliamo ovviamente. Noi vogliamo ovviamente creare schifezze Ciao in Kudi, giro. sono tornato Angezzaladra. Voglio il team Agnesa contro quello Spola Sop perché Agnesa vivrà per Vai, vai, vai. sempre. Devo prendere lui forse, era meglio. Va bene. Ora lì. Allora, Va bene, abbiamo flash fatto di flashato. Blitzcrank. Blitzcrank è un po' matto. Mi ha grabbato, che io ero a livello 2, lui era all'1. Però sì, ci sta. La E che cooldown ha 16 secondi, oddio, non è nemmeno troppo. Ha più cooldown la E di Mordekaiser. Tra poco prenderò l'anima di Ashe. Sì. Ma va bene così, anche se sono 2004 punti invece di 2005, codice va benissimo, non ti preoccupare, dai. Non è colpa dei ragazzi, vanno bene comunque. Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione. Siamo vicini ai miei tentacoli. Asher? Ok, le sta andando tutto bene. Avete visto? Non possono entrare. È una specie di angolo rotture. Perché abbiamo tentacoli e piantine. Quindi molto bene. Non siamo riusciti a mettere a segno una kill, però ci stiamo opprimendo già la botte nemica al minuto 3. Va bene. Ciao, Vale. La tappa me l'hanno già riscattata? Sì. Sì. Va bene. Se riesci a prendere l'anima d'Ashe, facciamo un po' di Ok, danno anche. ok. E se non riesco a prendere lì, è morta. Molto bene. Abbiamo fatto un po' di danno. Flash lì è proprio messa È malissimo. morta. Quasi E io morto, Leon sì. non ce l'ho, Grazie.
Va bene, ho provato a fare più danno possibile, purtroppo non l'ho preso con la E. Va bene, va bene. Ok. Non abbiamo iniziato malissimo, dai. Non è male. Ciao Tezzorro! Grazie del Prime, anche a te, benvenuto Tezzorro. Buonasera, buonasera, benvenuto tra i cugini. Grazie mille del supporto, carissimo. Grazie mille. Oh, come mai hai scelto di offrirmi questo Prime, grazie mille. Ok, comunque. Buonasera Spaccino, buonasera Matte, buonasera Vale. Gioippe, Ottavio, bambino speciale, what? Sei schiamato dalla rotta piuttosto che da te, va bene, va bene, va bene. Grazie a tutti, ciao ragazzi, buonasera. Sì, sì, ho fatto flash più Q. Ovviamente non potevo non farlo. Oh. Oh. No, no, è stata una cosa utile. Io so 2 kill adesso. Oh, come ho 2 kill? Come ho fatto la seconda? Abbiamo ucciso Blitzcrank prima. Ah, vero, vero, oddio. Stavo ragionando. Va bene, va bene. Adesso lei si becca un bellissimo debuff. Ragazzi, quanto è brutto il debuff di Laoi. No, seriamente. Dura un'eternità. E voi, invece che magari recollare o stare un attimo tranquilli, farmare per i fatti vostri, dovete pensare a schivare i tentacoli. Pensate che è brutto. Vabbè, non la pusho più. Vediamo un po' se Ash vuole farmare di nuovo. Perché Ash non farma stasera. Ciao, Aries. No, no, ma vieni qua, vieni qua. Così almeno se si avvicinano un po' posso fare qualcosa anch'io. Vedi, sennò... Ho proprio paura in questo momento. Loro in questo momento temono. Certo, Blitzcrank non può grabbare me, quindi mi metto qui così. Ho provato però. Mi ha nemmeno grabbato da fermo. Ciao Rep, mi raccomando, inta un po' così non devo fare molte clip. Faccina sorridente. Mr. Purple, già ti rinneghi il tuo lavoro da clipper. Giro di ruota, riscattato. Ottimo, grande negazio. Ragazzi, tutti quelli che hanno riscattato le ruote a inizio live, sappiate che le vostre ruote sono state rimborsate e quindi dovete riscattarla di nuovo e costa anche di meno. Quindi non so chi l'avesse riscattato durante lo starting soon, per esempio, ma dovete riscattarle di nuovo. Ma sai, abbiamo parlato diverse volte. No, 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 ok, lo so quello, però nel senso non... Magari non è che parli con una persona e allora gli dai il prime subito. Comunque sì, grazie mille. Cioè, era per sapere, capito? Poi ti ho convinto parlando diverse volte con la stream e quindi sono molto contento, ovviamente, che hai scelto. Noi non ti deluderemo. Va bene, dai, facciamo questo. Buono. Esplosa così. Pensa quanto è fragile Ash. Quanto sono fragili gli AD Carry. Ciao Campari. Volevo vedere la mia spatola nuova dei 6 mesi. Hai fatto la sub anche tu? No. Non si è sentita la sub. Ovviamente ragazzi, quando fate la sub dopo il primo mese dovete aggiornare la pagina perché si senta la sub. Ciao Eveas. Buonasera Eveas. Siamo pochi? Cosa vuol dire siamo pochi? Pochi! Non mi sembra che siamo pochi. Siamo tanti. Guarda qua, creiamo bestie, creiamo piantine. Grazie. Ammia. Purtroppo Ash slowa un pochino. Ah, l'ho ucciso? Ok, il tentacolone. Vabbè, la loro metà mappa non è un luogo sicuro. Distruggiamo la torre però, dai. Che qua stiamo distruggendo tutto, ma... ma la torre è ancora up. Problemi tecnici. Peccato, peccato, va bene, dai.
E tu hai un po' poca vita, mi sa che ci rimani. Vabbè, Sì. flescino. Va bene, va bene. Accentiamo la morte. Nocturne. Zio, non ci va. Ok, buono, buonissimo. Così adesso vado a prendermi quei buff. Ma quanti buff hanno? Ah, Blitzcrank c'ha. Se uccidi Ok. Blitzkrieg, dai. Buonasera, Eveas, di nuovo. Buonasera, Caporpic. Ciao, Vetus. Ciao a tutti, ragazzi. Siamo grati a voi, mondi, che ci date tanta attenzione. Premura, non fate niente se non... va bene, ragazzi, ci sta. Guardate Alchemaster com'è carino, va bene. Ogni tanto i mod possono sbagliare, si sa. E quindi cerchiamo di venirci incontro. Avete visto, ragazzi? Ma sì, anche molti neanche ti leggono in chat. Tu invece spieghi, parli con noi, rispondi alle domande. E poi Trollpic di. Ok, grande Zorro. Mi ero preoccupato che magari ti fossi offeso. Ti fossi offeso, invece vedo che ti sei. Sei divertito, hai capito l'umorismo. Va bene, grazie, Zorro. Bene, bene. I Trollpic di Fieric. Le Lore di Terenas. Va bene. Ok. Sarò io a copiare gli altri, allora. Sarò io il vero copiatore di tutti. Va bene. Tra l'altro, ragazzi, non so se si è visto, non so se si è notato, il titolo della live. Che cosa vi viene in mente leggendolo? Leggendolo in un certo modo, ovviamente. Com'è finita con Terena? Se Eveas, come vuoi che sia finita? Sono passati 2 giorni, non è che è cambiato qualcosa. Com'è finita? Che Terena ha fatto uscire oggi la sua prima lore su Spotify. Bene. Esattamente nel modo in cui volevo farla io. Cioè, in realtà si è fatta una gran pubblicità perché all'inizio dell'audio parla del... io sono Terena, mi sono detto su Instagram. E magari uno era lì solo per ascoltare la storia del personaggio, però va bene, nel senso. Poi, prima di parlare della storia del personaggio, parla della storia del luogo di Ionia, no? Di tutte queste cose qua. E va bene, questa cosa non la farò io, perché io leggerò semplicemente la storia. E ci metterò molto più tanto. Però comunque sia Se copi da l'idea. Terena se essenzialmente stai copiando da qualcun Chissà. altro cheat pur personality. Esatto. La mia combo è stata una merda perché sono arrivati i minion e quindi non l'ho presa con la E. Però vabbè, ha flashato. Ward. Buongiorno. Ma Blitzcrank si sente un po' inutile. Un Blitzcrank che non può grabbare. Non lo sa e grabo lo stesso. Non lo sai, grabba lo stesso. E anche questo Warwick, a quanto pare. Aspetta, aspetta, a non fare troppo danno. No, l'Ignite! Questo Blitzcrank mi ha acceso. Va bene. Va bene, Blitzcrank. Comunque, dicevo, ragazzi, che il concetto alla base di quello che ha fatto Terenas è proprio quello che volevo fare io. Quindi, va bene. Scam d'idea più totale, ma va bene. Lui mi ha scammato quello. E io farò, lo farò comunque. Cercherò di farlo meglio, ovviamente. E ora che so come ha fatto, so che lui non può migliorare più di così, perché insomma, invece io posso. Giusto, ragazzi? È un po' come quando tu arrivi full build alla partita, ma i nemici ancora non sono full build. Loro possono ancora diventare più potenti di quello che già sono. E se già ti stanno facendo il culo che tu sei full build e loro no, attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione ai battaglioni. Non è che ci scappa una penta, è difficile con il Illaoi fare penta. La gente ci riesce per l'errore degli altri, ma il Illaoi è un champion molto immobile. Quindi sarà dura. La gente non è stupida. L'unico modo per riuscirci è che magari il buon Laggolico non li spaventa troppo. Quello sarà un grosso problema. Sarà un grosso problema anche perché Laggolico non può gestire le sue piantine, loro potrebbero attaccare a caso. Copi i suoi punti di forza e cancelli gli errori. Non so, vedrò.
Ops. Va bene. Dai la ulti in un secondo. Va bene, va bene. Comunque, volevo dire, cosa dicevo? Ah sì, che mi metterò anche io a fare le patch su YouTube, ecco, questa cosa qua voglio... Ma già lo sapevate, vero? Bene. Ma non le farò in quel modo, le farò meglio. Avevo già idea di farlo da tempo, in questo modo. Adesso ho un movente in più per farlo. Quindi vaffanculo. Vedrete, vedrete ragazzi. Abbiamo già tutto in mente. La prossima patch sarà anche su YouTube. Ricevi laggo? E chi si lamenterà verrà scammato, ovviamente. Si lamenterà verrà scammato. Cosa fa la ulti di Laoi? La ulti di Laoi, praticamente, in base a quanta gente c'è intorno a me, crea un tentacolo in più e fa del danno, ovviamente. E quando io attacco con la W, ovviamente ho la W che ha un cooldown minore, e tutti i tentacoli attaccano i nemici. Ok. Piace Blitzcrank? Ok, forse devo attaccare quello vero quando ce l'ho di fianco. Vabbè, non ci avevo pensato. Effettivamente stavo attaccando la copia mentre avevo di fianco l'altro. Non sono un main. Però va bene, va bene, va bene. Stiamo creando un devasto. Cioè, perché noi fightiamo in due, ma sembra che siamo tantissimi con tutte le piantine e le cose. Non mi immagino il fastidio che stanno subendo, poverini. Ah, enorme. Poveracci. Va bene. Se devo farne meglio ti basta solo non fare esempi stupidi e dilungarti per ore su cazzate come fa lui. Sì, Foke, ma quello era già in mente, capito? Cioè, tu adesso mi stai dicendo una cosa che so già. Ovvio, chissà perché. Ma avevo già in mente di farle nel mio modo senza dover guardare lui e dire ok, le farò diverso da lui in questo modo perché è così. Avevo già in mente il mio modo ed è comunque sia un modello, secondo me, che ritengo più giusto. Va bene. Vedrei, vedrete, vedrete. Vedrete della prossima patch, ragazzi. Già l'avevo riscattato un giro di ruota, ma ve l'hanno rimborsato. Purtroppo. Ah! L'ha zerato. Attenzione! Attenzione! Questa è stata bella. Sono stati tentacolati. Sono stati tentacolati, ragazzi. Qui tra tentacoli e piante lunghe va a finire male. Quasi penta. La tua squadra ha distrutto una torre. Non ti sta. Quasi penta. Quasi quasi. La tua squadra distrutta. Fastidiosa è lei, raga. Che fastidiosa. No, non è stato un official comunque. È stato un official perché non ho ucciso Timo. Timo è un bastardino. E vabbè. Resterà là a fare i fatti suoi. Ok. Va bene, va bene, va bene. Usciamo top lane. Comunque un official non conta. Ma perché avete fatto il pronostico della penta? Sì.
Purtroppo Luca loro hanno rimborsato anche quelli dell'altro giorno che dovevo ancora fare. Però sì, nel senso è un vantaggio per te perché adesso costano meno, quindi gli sono stati rimborsati anche quelli. Va bene. Ma ci lascio Qual era il leak stare. di Zoldi? In che senso Veas? Non lo so, io non ho mica seguito nulla. Non seguo queste cose io. Purtroppo non so nemmeno dove trovare queste Voglio buttare mille informazioni. film messaggi vocali inutili, vero? Cugino più cugino più cugino più cugino UFO. Eh beh, tu che hai scelto così, Mr. Parpli. Va bene, vado back. Prendo. Cosa prendo? Non posso Ho comprare ucciso nulla. Warwick. Ho Eh? quasi ucciso Warwick con le piantine, senza manco accorgermene. È molto cattive queste piantine. Va bene, prendiamo il Doran e tutto. Ma adesso li slow, quindi rely. Bella lì. Funzionato, ragazzi. Ha funzionato il Lao e Zyra. Avevano parlato di un leak di un ragazzo che l'ho detto ti doveva mandare il link. Ah, ma non me l'ha mica mandato. Io gliel'ho chiesto di mandarmelo. Non l'ha mandato. E noi che dobbiamo fare? Se voi mi dite le cose, hai visto il leak di Zolde, cosa ne pensi? E io ti dico, no. Mandami il link così ti dico la mia. E poi non mi mandi il link. Porca puttana, allora sei stronzo. Giusto, ragazzi. Bene, bene, giusto, prendilo tu. Guarda, guarda quanti schifi che stiamo creando. Ah. Buongiorno, Ash. È entrato in un campo minato. Ragazzi, altro che Teemo e Merdinger. Questo è l'angolo rottura definitivo. Qui c'è un fungo, attenta. Beh, lo prendo io. È stato così vicino alla morte. Mi piace stare vicino alla morte. Mi rende vivo. Oh, porca. Guarda, guarda. Cazzo. Per poco. Questa poteva essere una penta. Però non avevo la ulti. Per poco poco. Forse un po' di armor farebbe comodo. Adesso inizio a comprare la danza della morte. Purtroppo ho optato per il Malmortius perché sono tutti AP. Va bene. Le torri avrebbero fatto leggermente meno danno. Io ho provato a tankarmi in un colpo, ma è finita male. Ne togli 10 ogni comando, in che senso, Matte? Non avete punti vocali? Per sapere quanti punti avete fate punto esclamativo punti, se non sbaglio. Perché fai armor se sono AP? Perché la Magic Crisis ce n'ho già 130. E gli unici AD che sono di là ci sono Ashe, Warwick e i danno delle torri, sono comunque AD. Quindi se io riesco un attimo a diminuire queste quantità. Queste quantità. E poi la danza della morte è utile anche per la passiva, eh. Ricordiamo. È stronzo. Molto cattivo sconosco. Se l'è presa anche con me che stavo facendo i poveri pappagalli. Erano gli italiani qua? Ah, era Seth, l'italiano. Seth che è andato con Seth critico. Vabbè, dai, ci sta. Un buon troll Anche pick. Ari? Sono in duo. Molto bene. Polizia totale. Punto esclamativo punti e vi fa vedere i punti che avete. Cazzo, ma non avete punti, raga, ma come siete messi? Ma li avete già spesi tutti? Ah, ecco, Dungeon è 2400. Cavolo. Si guadagnano un po' pochi punti. Pare. Eh sì, veramente pochi punti. Quanti ne hai tu? Vabbè. Affanculo! È la penta!
Dai! No! No, no! Vaffanculo! Vedete com'è difficile fare pentakill con il Laoi? Non è facile! Perché il Laoi non ha modi per scattare sui nemici. Per poco, cazzo. Va bene. Mi hanno chiesto se sto scrivendo una fiction su di te. Gli ho risposto che preferisco fare filmini con te. Li facciamo? Allora, innanzitutto bisognerebbe trovare anche una sorta di compromesso. Allora, prima di tutto, girare un film o un filmino potrebbe essere complicato. Bisogna trovarsi sul set, essere pronti. Chi fa la scenografia? Ok, chi prepara i costumi? Qual è la storia? E praticamente ti si rompe qualcosa a casa, chiami l'idraulico e arriva Cugino Rap. Questo mi stai dicendo, va bene. E farò l'idraulico per te. Quando cerchi qualcuno che ti vuole scammare, Ah, il mio ok. nemico è Cugino Rap. Ah, arriva l'eroe Cugino Rap. Va bene. 35 gold ha dato il piccione. 35, sì, l'hanno nerfati. I costumi non servono per questi filmini, mi sa. Dio. Quindi andiamo in tuta con i vestiti che abbiamo addosso adesso. Che faccio da cameraman. Ok. Va bene, abbiamo un set per un film e non lo sapevamo. Qua possiamo creare un film, lo mandiamo al cinema, abbiamo già la regia. Perfetto, codice a barre, penserà alla regia. Ciao Massomio. Ciao ragazzi. E niente, abbiamo anche il montaggio da parte di, ovviamente, Merio da Dude, anzi no, Demly. Scusa, ci ho dovuto un attimo riflettere su chi chiamare tra i due. Poco. Sto provando con tutto me stesso. Va bene. Ci abbiamo provato. Manamune. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vi dicevo, Demly si occuperà del montaggio, ma fatemi finire le parole. Merio da Dude si occuperà degli effetti speciali e della lyrics. Bravo, Merio. Perché alla fine lui è bravo in questo. Vero, Merio? After Effects qua. Effetti 3D, queste cose qua, guardate i danni ragazzi, 31.000 e 30.000. Direi niente male. Avete entrato qui presa da botte jungle. Eh sì. Eh sì. Viva i troll pick. Viva i troll pick fatti bene. Bella per gli italiani. Molto bene. Grazie. E io ero contro Teemo. E con cosa è andato lui? Un vero pro, infatti. Infatti, non perde contro Teemo. Niente, se n'è andato, affanculo. Cosa cazzo avrei dovuto fare? Posso chiederti perché in Wolfie il matchmaking è diventato così sbilanciato? Cioè, io sono silvercato giocando Wolfie, mi sento veramente male rispetto a prima perché sono inerme contro i Gold Plat che mi trovo contro e finisco sempre per feedare. Guarda, ti dico una cosa, lui Anto, in Urf non conta un cazzo il rank. Io da semplice Gold, quando facevo Urf, beccavo contro anche gente Master e vincevo comunque. Non era un problema, ok? Perché in Urf conta soltanto la tua capacità di adattamento perché sono random. Giri di schema. Lista dello schema. E la tua capacità, ok, nel theory crafting, cioè nel fare le build, nel sapere cosa maxare, eccetera. Purtroppo con questa nuova versione della Rurf, con i nuovi oggetti, tutto questo è andato un po' di merda, è andato un po' a scalare in negativo, perché le build sono tutte quante le stesse, identiche per tutti. Non è che puoi inventarti qualcosa di particolare, perché non puoi più comprare più copie dello stesso oggetto. Io mi ricordo quando c'erano gli altri oggetti che facevo 4 infinity e vaffanculo e non si riusciva.